Ok, allora intanto ciao Cristian. Davide, ciao. Allora, siamo qua con Cristian Bruni, che è un batterista professionista, giusto perché fai solo il batterista di Sì, lavoro. faccio solo questo. Sì. Lo fai tra l'altro, cioè non in Italia, dov'è che sei? Oh, adesso in questo momento mi trovo in Ungheria, nella capitale Budapest, da quasi 8 mesi, per cui Ok. insomma. E, beh, principalmente io e te ci conosciamo perché per un tot di mesi abbiamo suonato insieme Abbiamo suonato perché... insieme. Abbiamo provato a suonare insieme, dai. Esatto. Poi tu sei troppo professionista, però eri troppo impegnato. No, vabbè, diciamo che è venuto fuori il discorso che anche la distanza, perché chiaramente da Padova a Da Mestre, Padova a insomma, non era facile gestire Budapest. la storia. Davvero, Da Padova a davvero. Budapest, giusto? E poi adesso Padova a Budapest, cioè, per carità, con questa quarantena magari potremmo già fare delle prove con. Esatto. Per quello che ti ho conosciuto io, alla fine tu sei sempre stato un super fan dei Queen. Infatti, Sì, tra come l'altro... vedete, si può vedere anche dalla maglietta, insomma. Esatto, infatti... Vabbè, lasciate stare Adam Lambert, quello possiamo anche cancellare perché purtroppo è l'unica maglietta che avevo qua in casa, per Ah, cui, ragazzi. allora dopo parleremo magari anche di come lavori da professionista a Budapest durante la quarantena, anche se Certo. là non è proprio del tutto quarantena. E quindi appunto tu sei sempre stato un appassionato dei Queen, infatti tra l'altro era il periodo in cui era uscito il film dei Queen quando io e te suonavamo insieme. Mi ricordo che ne abbiamo Vero? parlato un Sì, sacco di quella cosa là. sì. Perché questa intervista? Perché trovo che quello di cui parleremo adesso potrebbe essere di grandissima ispirazione per quelli che in questo momento stanno passando un periodo abbastanza particolare, no? Cioè, anche da voi ovviamente ci sono delle restrizioni, ma non del tutto, ma qui in Italia ci sono delle restrizioni fortissime, ma quello di cui parleremo adesso praticamente è una cosa che potrebbe fare chiunque adesso in Italia, no? Allora, Christian intanto è riuscito a cogliere una grandissima opportunità, ma poi vabbè, io dico sempre che per cogliere l'opportunità bisogna essere anche pronti, sennò le opportunità arrivano, ma non puoi sfruttarle. La cosa interessante è che, vabbè, adesso diremo cosa hai fatto, ma la cosa interessante è che quando siamo in queste situazioni tipo un po' particolari, no? Di restrizioni, un po' di sconforto, di solitudine, così si può reagire in due modi: o ti immobilizzi oppure ti dai da fare per fare qualcosa veramente. Quindi mi piaceva raccontare questa tua esperienza perché potrebbe magari anche dare un po' di scarica, un po' di carica, no, scarica, un po' di carica, un po' di motivazione, dai, a chi, insomma, soprattutto i Esatto. musicisti, che purtroppo molti musicisti magari si trovano a casa e magari c'è chi magari guadagna solo dai live, quindi è un po' un problema questa cosa. Vabbè, comunque può essere uno spunto interessante per fare qualcosa, insomma. Ed è anche un perfetto esempio di come si può utilizzare internet in modo intelligente, perché al di là della quarantena e tutto, l'internet c'era anche prima, ma non è che si usava proprio sempre in modo intelligente. Allora, spiegaci un attimo cosa è successo, allora in poche parole, e poi andiamo nei dettagli. Allora, in poche parole, semplicemente io ho visto un video di Brian May, grandissimo chitarrista leggendario dei Queen, e ho visto il suo video su Instagram. Lui praticamente ultimamente sta postando sempre questi video dove fa delle specie di video lezioni dove spiega un attimo come gli è nato quell'accordo, quel riff di chitarra per magari una determinata canzone famosa dei Queen. E è venuto fuori che ha fatto il riff di Hammer to Fall, però prima di introdurre il riff, semplicemente ha detto: ragazzi, chi vuole mi sfidi, in modo positivo ovviamente, ha detto la Sì. parola challenge, chi vuole ci suoni sopra magari la batteria, la parte di chitarra, la parte solistica di chitarra, magari il giro di basso, o magari ci canti sopra. Quindi ho detto: cavolo. Era più o meno mezzogiorno quando ho visto il video, avevo appena finito di studiare perché comunque col discorso della quarantena appunto mi trovo comunque che ho più tempo a disposizione per Sì. studiare, quindi anche questo è un lato positivo della cosa. Però comunque appena ho visto il video ho detto cavolo, adesso ho il tempo necessario per prendere il cellulare, collegare la batteria elettronica al computer, fare quei 3 minuti e mezzo di batteria per seguire il riff di chitarra di Hammer to Fall, morale a favola, in 10 minuti sono riuscito a fare tutto il lavoro. Chiaramente, per assurdo, è stato molto più faticoso dopo fare il video editing rispetto invece all'audio editing.
Perché chiaramente una volta che tu hai l'audio, basta, il gioco è fatto. Però chiaramente dopo devi sincronizzare appunto il discorso dell'audio col video, perché devo chiaramente nel video devo impostare il fatto che si veda sia Brian che si vede me che suono. E quindi diciamo per fare tutto questo tipo di lavoro ci ho messo un'oretta, che non è insomma poco. Una volta che avevo il prodotto in mano, ho detto cavolo, adesso chiaramente devo caricarlo su Instagram il prima possibile. E chiaramente nel frattempo cosa ho fatto? Ovviamente queste situazioni, quando ho un prodotto del genere, si spamma ovunque con chiunque. E quindi cosa ho fatto? Ho taggato Comunità Cugnana. L'avevi caricato anche su Facebook, quindi dov'è che l'hai L'avevo caricato? caricato no, di partenza su Instagram e di conseguenza poi su Facebook, Ah, sì. ok. E praticamente questo era il video di partenza, ovvero ci sono io con Brian May che suoniamo contemporaneamente. Tra l'altro tanta gente mi fa: ah, ma tu hai suonato contemporaneamente con Brian May? In realtà No. non è proprio così, però vabbè. Quindi il discorso è che una volta che ho taggato Comunità Quignana, loro a sua volta mi hanno risposto, mi ha detto: guarda, figata, hai fatto una cosa fighissima, e di conseguenza me l'hanno ricondiviso. Loro, ovviamente, avendo più followers, chiaramente hanno raggiunto molte più views, e di conseguenza, cosa è successo? Io nel frattempo ho letto i vari messaggi, cioè i vari commenti del post ricondiviso da Comunità Quignana, e c'era praticamente un bassista che mi scrive: sei un genio, tipo geniale, una roba del genere. Mi fa: per piacere, hai voglia se aggiungiamo anche la parte di basso? E io subito, neanche pensarci, cioè, gli ho subito risposto, ho detto: guarda, assolutamente, cioè, mi sembra la cosa più che giusta da fare, visto che la batteria c'è già, la chitarra di Brian c'è già, a sto punto aggiungiamo anche il basso. Però io nel frattempo avevo anche visto un altro cantante che aveva fatto la stessa cosa, la stessa challenge, aggiungendo anche la Ah, ok, voce. quindi il cantante l'aveva Cosa già fatta, non ti aveva contattato Il cantante l'aveva già fatta nel frattempo, adesso. sì. Appena ho visto il cantante, che anche lui ha fatto questa challenge, tra l'altro anche lui italiano, come anche il bassista, tutti italiani, ho detto al cantante: ascolta, che dici? C'è già il bassista, c'è già la batteria, c'è la chitarra, aggiungiamo anche la voce. Quindi praticamente mi sono fatto passare le parti di basso, le parti di voce. Ho provato a sincronizzare la voce già con la mia. Perché, scusa, praticamente il cantante aveva registrato con Brian May, ok? Sì. C'è il suo video con Brian May. Allora io ho provato a sincronizzare il suo audio con il mio audio. Purtroppo, qua speriamo che Brian non ci ascolti, Brian si sente che spesso va fuori tempo. Cioè, è un dato di Ma fatto. Cioè, infatti Brian, mi volevo dispiace. Cioè. chiederti chi è che va fuori tempo ogni tanto, perché ci si sente un po' a Perché volte. purtroppo Brian ha dei momenti che Ah. va per la sua tangente, quindi È cioè, anziano, e quindi poverino. tutti noi abbiamo cercato di seguire il suo timing, ok? E quindi alla fine cosa ho fatto? Ho sincronizzato l'audio della voce con il mio, però sentiamo appunto che il cantante va in una direzione, io vado in un'altra, Brian va. Cioè, insomma, un macello. Quindi cosa ho detto? Ascolta, a sto punto, per piacere, potresti rifare la tua parte al cantante, in modo tale che tu segui comunque la batteria che ho già registrato, e almeno cerchiamo di essere i più fedeli possibili al timing, quello creato da me e con Brian, diciamo. Quindi cosa è successo? Il giorno dopo mi hanno mandato tutto, sia video che audio, quindi ho fatto l'editing con tutto il materiale, e nel frattempo è venuto fuori che l'amico chitarrista del bassista ha deciso anche lui di partecipare e fare la parte del Ah, sì. solo, perché ovviamente il riff di chitarra di partenza di Brian May c'è solamente il riff, non c'è l'assolo. Quindi per fare tutto il cerchio abbiamo aggiunto anche l'assolo di chitarra. Quindi morale a favola, con la fortuna anche che il bassista è anche fonico. Alla fine la parte di audio l'ha sistemata, diciamo, il fonico. Ha anche cercato di nascondere il più possibile, diciamo, quelle parti di timing un po' così storte da parte di Brian.
E poi chiaramente dopo tutto il lavoro del video editing l'ho fatto io con il software Final Cut. Ah, ho usato Final Cut, E, ok. sì, uso Final Cut perché insomma con tutti i video che faccio, insomma, perché io spesso, Sì. come magari ben sai, insomma, mi dedico anch'io nei video lezioni di batteria attraverso, insomma, il mio canale YouTube. Per cui, insomma, con Final Cut, diciamo, abbastanza me la cavo. Per cui, diciamo, questa situazione non era così complicata Sì. da in un paio d'ore ho fatto tutto il lavoro, Ecco, adesso insomma, metto in perché. sovraimpressione l'immagine, uno screenshot del video per far capire appunto che c'erano tutti in verticale, tra l'altro, perché Sì, in verticale, sì, in verticale tutti avevano assolutamente. fatto il Sì. video Esatto, principalmente per Instagram. Ah, ok, era per bravo. quello. Esatto. Sì, perché di partenza, chiaramente il video di partenza di Brian era in verticale, quindi ho detto faccio anch'io, lo sto in verticale, così stiamo tutti allo stesso, la stessa linea d'onda, E diciamo. quindi E praticamente avete quindi, realizzato questa cosa e... una volta realizzata questa cosa, praticamente l'abbiamo. Eravamo indecisi se pubblicarlo verso le 3:30 di pomeriggio, quando avevo già tutto il prodotto, o aspettare le 6 di pomeriggio, quando magari la gente ha finito di lavorare, magari ha più tempo per stare al telefono a guardare. Alla fine abbiamo deciso di pubblicarlo il prima possibile, perché ovviamente adesso col discorso della quarantena, Magari tutti sicuramente tanta quanti, sì. gente è a casa, ovviamente. Magari lavora sì col discorso smart working, però sicuramente tanta gente ha il cellulare in mano, spesso va su Instagram e quindi ho detto ragazzi, postiamolo il prima possibile e abbiamo molta più possibilità che Brian May ci veda. È quello Sì. l'obiettivo, cavolo, cioè, nel senso abbiamo fatto tutta la fatica, nel senso perché tutto è nato praticamente il giorno prima verso le Cioè, quando abbiamo iniziato, tra virgolette, a collaborare con i vari artisti, erano più o meno le 8:30, 9 di sera, Sì. ok? Il prodotto finale, appunto, alle 3:30 ho finito tutto il prodotto e verso le 4 l'avevo già pubblicato. È successo che io ho taggato, ovviamente, subito e immediatamente, sia Brian May che ricondiviso a Comunità Quignana. Comunità Quignana mi fa, ascolta, fantastico, dammi tempo di ricondividerlo perché chiaramente anche lui ha altri post da condividere perché chiaramente non è che può dare priorità solamente al mio video, hai capito? E quindi praticamente è successo che Comunità Quignana l'ha ricondiviso sia su Instagram che su Facebook sul tardo sera, verso le 11 se non sbaglio di sera. È successo che io praticamente fino a mezzanotte e mezza sono rimasto sveglio con la speranza che appunto Brian May ci rispondesse. Ho iniziato ad essere veramente stanco perché chiaramente nel frattempo cosa è successo? Io comunque ho continuato a spammare il video e anche tu ben sai, quando inizi a condividere il video ti prende cioè a livello proprio fisico è pesante la Sì. Sì, cosa, cioè fisico-mentale, sì, sì. cioè nel senso che comunque devi stare là, devi anche quando ricevi complimenti devi stare là a Rispondi, sì. rispondere, insomma. È un lavoro, è veramente un lavoro. Quindi a mezzanotte e mezzo ho detto ragazzi, adesso io stacco perché veramente tutto il giorno che sono davanti al computer, al cellulare a rispondere, basta. Adesso io veramente che Brian risponda o no, adesso non mi interessa. Quindi è venuto fuori che praticamente mi sveglio la mattina. Oh, pazzesco, Brian. Cioè, il primo di aprile, quindi pesce d'aprile, ho detto questo è un pesce d'aprile, non può essere. No, invece proprio c'è Brian May che risponde sul post ricondiviso da Comunità Quignana su Instagram, che dice, ragazzi, grazie, fantastico, ma soprattutto vorrei capire come avete fatto, avete adottato la tecnica del split screen. Cioè, Vedi, bastava fare una tecnica difficile a livello di montaggio e ti rispondeva subito, capito? Cioè, la prossima volta green screen dietro, ma come hai fatto? Sì, ma più che altro, cioè, anche ben sai che Brian May, oltre ad essere pazzesco, un chitarrista pazzesco, è anche un astrofisico della Sì, Madonna. Cioè, nel effettivamente, non te senso, l'aspetti una domanda del genere. cioè, una domanda, cioè, chieda a me come ha fatto l'editing, capisci? Cioè, assurdo. Quindi, praticamente, io gli ho risposto su Instagram perché non ho modo, insomma, adesso di rispondergli in altri modi perché non ho la sua email. Insomma, gli ho risposto così su Instagram, però ovviamente non mi ha risposto.
Quindi niente, quindi la storia è questa, praticamente il 1º di aprile, che sarebbe il pesce d'aprile, noi... Sei noi... svegliato e c'avevi Brian May che ti aveva chiesto come si fa lo split screen, insomma. Esatto, insomma. Ricordiamo, da fan dei Queen da sempre te, cioè, perché Sì, anch'io mi ricordo già cioè i io discorsi che praticamente quando avevo facevamo. già 7-8 anni ascoltavo i Queen, anzi, proprio per essere proprio precisi, fiscali. Io li ho conosciuti grazie al Live Magic, quindi all'ultimo, diciamo, l'ultimo live che hanno fatto con Freddie Mercury in vita. E da lì basta, cioè, amore per i Queen, cioè, per sempre. Cioè, penso che, ah, no, scusa, non penso, è proprio così. I Queen sono la mia band Sì. top, E preferita assoluta. Sì, comunque, assolutamente. allora mettiamo intanto, metto il link in descrizione al video, quello che tu hai messo sul canale YouTube, quindi potete vederlo su Sì, canale YouTube YouTube, e lo certo. metto in descrizione. Poi, Ok, fantastico, grazie. infatti, volevo chiederti, tipo, se Brian May avesse suonato a Click, No, cioè proprio cioè lui ha. senti, insomma, che lui parla, cioè proprio dice challenge me, play guitars, play drums, sing it, challenge me. E poi inizia a suonare questo riff. Però voglio dire, già facendo così è strano che siete riusciti a fare, cioè che lui sia riuscito a fare una roba decente senza click, senza niente, però. Perché? Ma sai cosa? Secondo me è proprio il fatto che anche lui in quarantena non sa cosa fare. Vabbè, veramente io mi immagino come cazzo sincronizzi. Quindi comunque dopo c'è stato un lavoro di post-produzione audio da parte di un fonico, avevi detto. Sì, allora, chi è il Ah, bassista, ok, il tra l'altro, bassista. il bassista stesso fonico, Quindi lui ha quindi sistemato anche un praticamente po' il mix. perché nel frattempo, per farti capire, scusa se ti Sì. fermo, io nel frattempo, mentre sto facendo questo lavoro, devo anche fare lezioni di batteria con Skype, cioè per cui veramente ero multitasking, quindi speravo, cioè tipo sfruttavo quei momenti di pausa per continuare con il lavoro del video editing, cioè E poi tra una il lezione e primo l'altra, aprile tra pazzesco. una lezione, poi rispondevi a Brian May, poi Sì, più o meno. rispondevi. No, quindi mi hai detto, allora, il cantante aveva già fatto la sua parte. E, cioè, sei tu che hai preso la sua parte, l'hai contattato Io ho tu? preso la sua parte, sì, ho preso la sua parte e praticamente ho provato a sincronizzare con la mia, però è venuto fuori che praticamente, non so per quale motivo, forse Final Cut, insomma, in qualche modo non sincronizzava bene sia la mia parte con la sua. E quindi, come ti dicevo prima, ognuno andava per i suoi fatti. E cioè, quindi io ho detto no, ragazzi, partiamo da zero, cioè partiamo dalla batteria già registrata e da questa usiamo come punto di riferimento. E quindi a sua volta il cantante ha Ah, l'ha registrato, riregistrata. il cantante l'ha Ok. riregistrata, il bassista invece no, perché appunto è partito da Però zero. quindi in realtà è solo il bassista che ti ha contattato a te. Quindi è solo il bassista che mi ha Cioè, contattato, ragazzi, ma cioè, datevi un po' più da fare, perché voglio dire, cioè, nel senso, se uno fa una roba così, cazzo, io sarei il primo a dire, dai, facciamo una roba, insomma. Invece, in realtà, solo il bassista ti ha contattato. Io il bassista mi ha contattato, pensavo ti sì, avessero perché scritto ti in dico. 1000, tipo, sì, facciamo tutta quanta, invece no. No, solo il bassista mi ha contattato e grazie a Dio, anzi, cioè, grazie a Dio perché Se probabilmente, no, cioè, facevi se Rock in facevamo una 1000. cosa meno completa, appunto, non avremmo avuto questa, diciamo, questo riscontro positivo, Ma e ok, tu invece la con. canzone l'hai studiata da zero o era una canzone che conoscevi già? Allora, era una canzone che sapevo già, non l'avevo mai studiata, però a forza di sentirla, Ah, sia la versione live che conoscevi versione nel studio, mi è senso. venuta normale, sì. Però diciamo che ci sono delle parti non Non proprio perfette. lineari come l'ha fatta Roger, però vabbè, ascolta, è importante che comunque si sente la I botta. complimenti li ha fatti, Bremi, quindi. Esatto, importante quello, esatto. Ma più che altro, sai cosa? Il bassista mi ha contattato soprattutto perché ha visto l'energia che ho dato. Perché chiaramente, nel senso che quando registri queste cose qui, sei da solo a casa, è difficile riuscire a creare entusiasmo. Perché un conto è suonare con la band contemporaneamente e magari ci si dà una Sì. mano a livello, non solamente a livello Di di emotività. feeling, ma a livello proprio di emozione, capito? E quindi ho dovuto crearmi un'emozione dentro di me per essere il più
energico possibile. E un piccolo aneddoto, cioè, nel senso che in quel momento che io stavo registrando era più o meno mezzogiorno, mezzogiorno e mezzo. Abito in appartamento, la signora accanto, il signore sopra, la signora sotto, a quest'ora ogni tanto mi dicono: Cristiano, guarda, preferiamo se quest'ora magari non suona la batteria perché ora di pranzo. Quindi ho detto: cavolo, adesso però devo sfruttare questo momento, registro il prima possibile. Quindi ho registrato comunque con un'ansia dentro, perché magari ho detto: cavolo, adesso magari viene a bussare la signora vicina Ti sentivi in e mi colpa, dice: cazzo. Cristian, Ti basta. sentivi in colpa. Anche perché Hai tu capito? nella Hai casa capito? che avevi, cioè quando vivevi qua con i tuoi in Italia, avevi la stanza super Avevo la insonorizzata, stanza blindata. super insonorizzata con, sì, super, con anche la batteria acustica, ovviamente. Quindi purtroppo adesso mi trovo in questa situazione che abito in appartamento. Ho questa super batteria elettronica della Yamaha che funziona da Dio, per cui insomma comunque Che faccio le mie poi cose. è interessantissimo. Volevo dirti prima riguardo alla cosa che mi avevi detto sull'energia che ci hai messo anche se eri in una stanza da solo, perché io uno dei motivi per cui adoravo Freddie Mercury ancora quando io ero alle elementari, io dicevo a tutti sta roba, io non trovo un altro che canta in quel modo, perché mi sembrava come se lui cantasse dal vivo, anche in È vero, studio. è vero, è E vero. io dicevo, cazzo, non c'è nessuno che ha questa energia, cioè, entri in studio e magari hai fatto la stessa cosa per 10 volte e continui a avere quell'energia là, cioè è incredibile. È vero, è vero. C'è da dire che lui, sotto questo punto di vista, Freddy mi ha dato una grande lezione, nel senso che anch'io tendo, per esempio, spero che si possa notare dal video, che quando suono, anche se sono da solo, cerco di mettere più entusiasmo possibile, perché veramente è importante, perché poi la gente lo nota, la gente lo nota, è brutto da dire, cioè nel senso, la gente nota più questo piuttosto che la nota suonata bene a tempo. Anzi, È la così. cosa più complicata è che il problema è che la gente lo nota molto di più in negativo, cioè nel senso se tu non hai Bravo, è vero. l'energia lo nota, se ce l'hai, È vero. ok, va bene. Cioè non è che dice wow, che figata, no, dice ok, così va bene, però se non hai quell'energia in realtà si nota tanto, ma è vero, io se guardo i primi video, tipo i primi tutorial che avevo fatto, la vedo la differenza rispetto a come sono adesso in video. Cioè Certo. adesso proprio mi immergo e cerco di dare il 100%, anche di più del 100%. Anche come Certo. emotività, però è una cosa che bisogna allenarsi a fare. Mi fa piacere anche dire questa cosa perché è un consiglio che uno può avere in questo momento, che Certo. sicuramente tutti stanno registrando video in questo momento, i Ah sì, musicisti, beh, sicuro. perché Sì, è proprio una cosa sicuro. che si impara col tempo, questa cosa qua, perché devi allenarti, perché non è facile. Magari registri un video, magari dici ma magari la rifaccio meglio, avere la stessa energia o magari anche di più di prima. È una cosa veramente Vero, è vero. difficilissima. Sì, è una pratica da fare, cioè è proprio un esercizio da fare, sì. Ma questo, guarda, ti dico, spesso utilizzo questo atteggiamento soprattutto quando devo studiare, magari ho una giornata magari negativa, nel senso che magari ho troppi pensieri magari non positivi, perché magari appunto, Però appunto cercando di mettere questo atteggiamento positivo nello studio, chiaramente mi aiuta, mi semplifica poi lo studio, cioè nel senso poi appunto eseguo gli esercizi in modo molto più, anche in modo più rilassato e in modo più positivo, insomma. Cioè, volevo fare, vabbè, giusto per chiudere l'argomento, faccio i complimenti alla persona che ha registrato l'assolo di chitarra perché ha fatto veramente molto bene. Allora, giusto che siamo in tema, allora i nomi sono, allora Ah, alla giusto, voce bravo. c'è Luca, sì, perché chiaramente non li ho nominati prima perché ero talmente sovrappensiero a spiegare tutti nel Poi magari li dettaglio cosa è metto anche successo. nella descrizione del video se me li mandi poi dopo. Assolutamente. Allora, alla voce abbiamo Luca Vannuccini, al basso invece abbiamo Vittore Savoini e alla chitarra solista Marco Filippini. E la figata è che La praticamente. figata è che la chitarra ritmica è Brammy. E tra l'altro sul canale sul mio canale YouTube, sul video che ho caricato sul mio canale YouTube, ho linkato Brian May, God of the Guitar, perché mi sembra giusto, cioè, ragazzi, avrà fatto i suoi errori nel video, ma che se ne frega, rimane sempre un dio, dai. Un dio umano, dai. Sì, stavi E dicendo? cosa volevo dire? Anzi, volevo dire il fatto che comunque
Marco Filippini, il chitarrista, e Vittore Savoini comunque hanno un progetto loro, i Cello VC Guitar. Che è quello che hanno Non so se sulla si pronuncia maglietta, cello o cello. che hanno la Comunque, maglietta. praticamente il bassista suona il violoncello in elettrico e mentre Marco suona la chitarra, insomma. E fanno anche cover da, diciamo, sono la falsariga dei Two Tucellos, Cellos. sì. Ok? Quindi praticamente riprendono, diciamo, classici del pop, del rock, degli AC/DC, i Queen, però in chiave appunto col violoncello e chitarra. Molto interessante la Andrò a cosa. vedermeli. Sì, E, sono molto ok, interessanti. chiudendo l'argomento quello, allora andiamo a parlare invece, giusto 2 secondi invece di come invece tu stai passando questo periodo da insegnante di batteria, che magari qualcuno può trovare qualche spunto riguardo a quello che fai o comunque magari un po' di solidarietà tra musicisti. Esatto, soprattutto quella. No, allora diciamo che comunque, allora, con Skype, lezioni con Skype le avevo già fatte praticamente da quando mi sono trasferito qua a Budapest, nel senso che mi sono tenuto alcuni allievi Italiani. fedeli, insomma, italiani, e quindi per sfruttare appunto la tecnologia ho detto ragazzi, cioè, piuttosto che vederci una volta ogni tot che io ritorno in Italia, facciamo anche lezioni con Skype. Quindi, sotto questo punto di vista, ero già abituato a farla. Rodato. Però adesso quotidianamente mi tocca farla perché chiaramente qua, anche qua in Ungheria, a Budapest, sono chiuse le scuole, quindi per forza di cose mi tocca fare lezioni con tutti tramite Skype. Non è facile perché comunque è un altro feeling rispetto alla lezione classica reale. La one-to-one fisica, però comunque ha i suoi benefici, nel senso che per assurdo, per esempio, quando mi toccava andare a insegnare in centro a Budapest, in una delle scuole dove insegno, calcolavo il fatto che comunque un'ora mi andava via solo per il viaggio. Adesso invece, cavolo, in quell'ora magari posso sfruttare per fare o delle lezioni o per studiare o insomma per fare qualsiasi cosa inerente alla mia attività, Video. che possono essere anche i miei video, e spesso insomma li faccio anche per motivare e stimolare i miei allievi stessi, perché insomma spesso magari tanti video nascono perché appunto il mio allievo mi dice: Cristian, non ho capito questo frill, questo groove, cosa posso fare? Allora io dentro di me dico: cavolo, a sto punto faccio un video inerente a quello che il mio allievo mi ha chiesto. Okay. Per esempio, io ho fatto, stando sempre in tema Queen, ho fatto una video lezione sul brano Innuendo. Era proprio il periodo quando era uscito il film Bohemian Rhapsody, che si è parlato tanto, insomma, oltre alla canzone Bohemian Rhapsody, ma diciamo dei Queen in generale, però appunto non è venuto fuori il discorso di Innuendo. È venuto però un mio allievo mi ha chiesto: ascolta, Christian, però io sono veramente amante anch'io di Queen. Vorrei più che altro capire come funziona quella parte strumentale che c'è in mezzo, la parte di flamenco, diciamo, in mezzo al brano Innuendo. Allora, là ho detto: cavolo, ne approfitto, e visto che sono un gran fan dei Queen e un video di Queen prima o poi devo farlo. Allora ho preso spunto diciamo, dalla sua esigenza didattica, è nato un video sui Queen. Vabbè, alla fine quello che faccio io è principalmente questo, no? Anche giustamente con tutti i video che faccio nascono un po' tutti da qualcosa che mi è stato richiesto o che mi richiedono tutti i giorni, perché succede anche Sì, quello. sì. La bellezza di queste lezioni è il fatto che comunque è molto pratica la cosa, nel senso che comunque io ormai la mia impostazione ce l'ho già, la batteria elettronica ce l'ho già, ho dovuto semplicemente fare un collegamento tra scheda audio, mixerino, webcam. Alla fine, una volta che hai capito come funziona, Invece con le scuole, come fai? Skype. le scuole stessa cosa, ho detto ragazzi, facciamo sempre tramite collegamento con la scuola, però facciamo lezioni con Skype per Quindi comunque forza la delle scuola cose. continua a pagarti normale? La scuola mi pa esatto, Ok. sì, Vabbè, assolutamente, dai, bene. assolutamente. Sì, è una cosa positiva. Poi ti dico, la batteria elettronica comunque ha i suoi vantaggi, perché comunque se voglio registrare e mandare del materiale agli allievi
448 c'ho già tutto pronto il materiale. Con l'acustica chiaramente è un po' diversa la cosa, dovrei avere appunto i microfoni, la microfonazione, ma più che altro anche il posto adatto per fare le registrazioni, perché in appartamento Problema della ovviamente batteria è batteria quella. acustica ovviamente non si può fare nulla. Va bene, dai. Mi sembra che sia stato super interessante questa cosa qua. Andatevi a vedere intanto il video con Brian May, che è divertente, insomma. Assolutamente, bravi, dai, sì. E guardatevi un po' il canale di Christian, insomma, che io seguo. Quindi. Grande, lo Bene, so, lo bene. so. Grazie mille intanto per averci raccontato questa cosa. Continua a suonare con Brian May, mi raccomando. Fate un gruppetto, fate un gruppo. ci provo, no, ma Queen, tra l'altro io Adam pensavo che Lambert e comunque. Christian Bruni. Grazie mille, ciao ciao. Grazie a te, ciao ragazzi.